Ti presento subito il nostro ospite Giuseppe De Martino, benvenuto dottor De Martino, Buongiorno, cardiologo, grazie. aritmologo, elettrofisiologo, fondatore di Servisan, un team di specialisti che lavora per strutture sanitarie di eccellenza in Campania, in Italia, come la casa di cura Salus di Battipaglia, la clinica mediterranea a Napoli del gruppo Neuromed. Perché in questi giorni molti media, molti giornali hanno riportato titoli sulla sindrome di Brugada e su una recente tecnica utilizzata da pochi specialisti in Italia, tra cui anche il dottor De Martino, per risolvere una aritmia ventricolare cui anche un defibrillatore è risultato non risolutivo. Ogni organo del nostro corpo, lo ricordiamo, ha un ritmo, anche il cuore, che quando va fuori tempo va in aritmia cardiaca, un'alterazione delle contrazioni del nostro muscolo cardiaco. La più comune è l'extrasistole, quando il battito avviene un po' prima di quando dovrebbe. Poi c'è la fibrillazione atriale fastidiosa, ma non letale, e quella ventricolare, che invece è più seria, un'anomalia che quando non c'è coincidenza tra le contrazioni delle pareti del cuore. E tra queste anomalie più insidiose, la sindrome di Brugada, dal nome del cardiologo spagnolo Pedro Brugada, che per prima descrisse questa sindrome, che da sola è responsabile, pensate, del 15-20% dei casi di morte improvvisa, apparentemente inspiegabile, ma da molti accreditata anche come in passato, come causa della morte anche di Davide Astori, il giocatore della Fiorentina, della Nazionale, su cui però restano ancora, su cui abbiamo parlato spesso anche con il dottor De Martino, restano sempre molte incertezze e sulla cui tragica scomparsa, eccolo qui il grande Astori, si è aperto qualche giorno fa un nuovo capitolo per un certificato medico falso. Queste sono le storie, è vero che non finiscono mai, dottor De Martino. Sarà un po' complessa, Sì, una storia anche complessa, molto triste. probabilmente resteremo ancora un po' nel dubbio, è vero, di quale può essere stata la causa. Dunque, che tipo di malattia è la sindrome di Brugada? In queste patologie, ho letto, si impianta il defibrillatore, che risolve sicuramente, ma può anche non Non risolvere. essere sufficiente. Sì, no, Sì. la sindrome di Brugada è una malattia elettrica del cuore. Sì. Vuol dire che delle cellule del cuore, alcune cellule sono malate e in grado all'improvviso di dare delle aritmie ventricolari, in particolare, come diceva lei, delle tachicardie polimorfe, una fibrillazione ventricolare che poi portano all'arresto cardiaco. La sindrome di Brugada è la causa, una delle cause più frequenti di arresto cardiaco nell'età Sì, giovanile e in persone altrimenti sane. inspiegabile, è vero, in certi casi. Arriva purtroppo Sì. all'improvviso, circa un terzo dei pazienti che hanno un Brugada manifestano i propri sintomi direttamente con un arresto cardiaco e quindi diventa fondamentale riconoscere i pazienti portatori di questa anomalia elettrica, che è possibile riconoscere attraverso un banale elettrocardiogramma. Sì. Sì. Questo elettrocardiogramma, grazie a Brugada, negli ultimi decenni abbiamo imparato a, quindi grazie a Brugada abbiamo imparato a riconoscere dall'elettrocardiogramma quei segnali che ci mostrano il sospetto di una sindrome di Brugada e attraverso un elettrocardiogramma quindi si può porre il sospetto e poi approfondire con un test che si chiama test alla flecainide. Sì, È un test molto semplice, si fa in ambulatorio e che consiste nell'iniettare un farmaco che poi slatentizza ancora di più, rende ancora più evidenti queste alterazioni all'elettrocardiogramma. Il problema della sindrome di Brugada è che non sempre l'elettrocardiogramma, anche in un paziente portatore della malattia, non sempre l'elettrocardiogramma mostra l'alterazione, perché c'è una variazione nel tempo di questi pattern elettrocardiografici. E quindi è un po' subdola come malattia, va ricercata soprattutto quando una famiglia è stata colpita da una morte improvvisa, soprattutto se in età giovanile, va ricercata in tutti i parenti di un Quindi paziente che la purtroppo è genetica, la deceduto familiarità, sì. all'improvviso. Sì. Ed è fondamentale individuare questi pazienti attraverso l'elettrocardiogramma e poi attraverso questo studio, questo test alla flecainide. Una volta fatta la diagnosi, diventa importante capire chi di questi pazienti è a rischio o meno. Mi spiego meglio. Non tutti i pazienti che presentano un'alterazione, un pattern elettrocardiografico di tipo Brugada, hanno lo stesso rischio di sviluppare un'aritmia ventricolare e quindi un arresto cardiaco. Alcuni, grazie a Dio, potranno vivere tutta la loro Sì, vita sì. tranquillamente, senza necessità di dover fare altro, utilizzando solo delle cautele, cioè evitando alcuni farmaci che possono peggiorare il Sì. quadro.
Altri pazienti invece necessiteranno dell'impianto del defibrillatore. Che abbiamo visto poco che fa abbiamo nelle appena immagini, visto. Di cui abbiamo parlato tante volte. Sì, sì, ormai è una terapia un poco ubiquitaria. Ecco, sì. Alcune volte il solo defibrillatore può non essere sufficiente. Sì, questo perché se le aritmie iniziano a diventare molto frequenti, impongono un intervento del defibrillatore frequente che va a incidere molto sulla qualità di vita. Sì. E questo perché quando il defibrillatore interviene lo fa dando una scarica elettrica sì. che è dolorosa per il sì, paziente. Sì. Sicuramente salva la vita, sì, certo. ma è chiaro che se poi diventa frequente... Frequente diventa insopportabile. Ci sono pazienti, per esempio, che hanno delle scariche, sì, 8, sì. 9, 10 scariche in una giornata e che chiaramente non possono vivere con questo fastidio enorme. Allora a quel punto poi sì, c'è dell'altro, c'è l'ablazione certo. transcatetere. Sì. E qui siamo alla storia di Saverio, dalla quale siamo partiti poi per invitare il dottor De Martino. Saverio, un napoletano mi pare, è un portatore, sì, di, sì. Di, un portatore di defibrillatore, al quale l'apparecchio però comincia a portare, come ha detto lei poco fa, una sì. serie di problemi, sì, tipo frequenti scariche. Aveva impiantato per una sindrome di Brugada correttamente un defibrillatore presso un altro nosocomio alcuni anni fa. Sì. Ed è arrivato alla mia attenzione perché aveva scariche continue e purtroppo nell'ospedale in cui avevano impiantato non c'era l'esperienza per poter poi sì, risolvere sì. il problema con l'ablazione. Ecco, e sentiamo la storia di Saverio da lui stesso intervistata proprio dal dottor De Martino in, diciamo, in, dopo l'intervento. Sapeva che tutte le sere quando andava a dormire partiva il defibrillatore, tutte le sere. Quindi ti capitava spesso, tutte le sere. E quante volte in una notte ti capitava? Anche più volte che il defibrillatore ti volte, quattro volte. Ok, ed era una cosa ovviamente dolorosa. Non ne parliamo proprio. Che non ti faceva vivere. Non vivevo più, niente. Ok, quando si impianta un defibrillatore bisogna anche tenere in presente la possibilità poi che il defibrillatore possa intervenire spesso, causando un grosso disagio sulla qualità della vita del paziente. Infatti non mi vedo. Nella situazione di Brugada non ci sono grandi presidi per evitare interventi del defibrillatore su fibrillazione ventricolare, perché anche la chinidina, che era l'unico farmaco in qualche modo efficace in questi casi, è stata purtroppo tolta dal commercio. Abbiamo uno dei metodi invece più efficaci per evitare la fibrillazione ventricolare è quello dell'ablazione. Nella sindrome di Brugada però l'ablazione non è semplice perché non può essere fatta dall'interno, perché la malattia in questo caso è una malattia soprattutto della parte della parete esterna del cuore, in particolare la parete esterna del ventricolo destro, e quindi per raggiungere il punto da malato da distruggere bisogna andare dall'esterno, e in questo caso l'abbiamo fatto attraverso un piccolissimo taglietto che è questo, che ci ha consentito di arrivare direttamente sulla superficie esterna del ventricolo destro di Saverio, dove abbiamo applicato delle bruciature al termine delle quali non è stato più possibile scatenare l'aritmia. Adesso abbiamo lasciato un drenaggino per un paio di giorni nel pericardio di Saverio, adesso è stato rimosso e Saverio sta per andare a casa. L'ablazione della Brugada consiste proprio in questo, in una serie di bruciature di tutti questi potenziali che poi creano il presupposto per il rientro. E osservate, durante la procedura abbiamo insistito bruciando e stimolando di tanto in tanto, provocando la fibrillazione ventricolare, finché dopo aver bruciato in questa regione più settale in alto, vedete molto molto vicino alla discendente anteriore, che è questa arteria che decorre lì fra il ventricolo destro e il ventricolo sinistro, beh, finché una volta bruciato in questa zona l'aritmia, come potete osservare, nonostante il triplice exasimolo, non è stata più inducibile. Risultato molto bello, il paziente è andato in reparto con un drenaggio pericardico e entro 3 giorni verrà anche dimessi. Giorni dopo l'intervento, hai avuto più problemi, Saverio? Assolutamente no. Quindi finalmente delle notti... Grazie, dottor Martini, è stato veramente eccezionale. Grazie a te, grazie è per questo. È stato veramente eccezionale perché vivere è la cosa più bella del mondo. Bene, ti auguriamo tante notti piene di bei sogni. Grazie. Ecco come si ama poi la vita quando la si è recuperata, sì, insomma. Saverio è una persona sì. che desiderava tanto guarire, è una bellissima sì. persona. Ecco, scendiamo un po' però nei dettagli di questa ablazione, che quindi, come ha detto lei, è una scottatura, è una bruciatura, sì, sì. Attraverso l'immagine, un'animazione che adesso vediamo,
In effetti la novità di questo suo intervento è nel fatto che si fa un piccolo taglio, l'approccio... Il primo a inventare la tecnica fu un collega americano che si chiama Nada Mani e che scoprì appunto che queste cellule cattive erano localizzate sulla parte esterna del cuore del ventricolo destro e che potevano essere bruciate. Fino a pochi giorni fa la tecnica preferita era quella della puntura, diciamo, attraverso alla cieca con un ago per accedere nello spazio pericardico, in questo foglietto che circonda il cuore. La tecnica della puntura però è gravata da una discreta incidenza di complicanze, perché immaginate quando si va con un ago alla cieca puntando il cuore, bisogna essere attentissimi e nonostante questo si rischia di pungere le arterie, le coronarie, e quindi di poter creare dei problemi più seri. Grazie proprio a un lavoro di squadra, di Art Team, abbiamo messo a punto una tecnica che oggi utilizziamo sia per questi interventi sul Brugada ma anche per la fibrillazione atriale e consiste proprio in un taglietto che avete visto prima su Saverio di 3 cm che ha il vantaggio di esporre il pericardio senza dover pungere alla cieca e quindi ci consente di evitare sempre le complicanze e consente poi all'operatore di muoversi con maggiore libertà all'interno del foglietto, perché immaginate, una cosa è avere un taglietto e quindi uno spazio maggiore di manovra, e una cosa invece è una piccola puntura. Il disagio per il paziente è minimo, noi riusciamo a mandare a casa i pazienti dopo 48 ore. Tra l'altro fare il taglietto ci consente anche di lasciare un drenaggio che evita complicanze successive, che con la puntura invece si possono avere. Per cui veramente abbiamo messo a punto una tecnica semplice, il cui segreto risiede solo nella collaborazione con altri specialisti. Quindi il lavoro di team. Mediterranea oggi sta lavorando su questo, cioè creare gruppi, oggi c'è grandissima collaborazione tra cardiochirurghi, emodinamisti, il dottor Briguri e il mio gruppo di aritmologi. Infatti ormai la Campania... ecco perché noi diciamo spesso che le migrazioni sanitarie sono spesso inutili, basta informarsi perché punti d'eccellenza come Mediterraneo, come la Salus a Battipaglia, come altri centri sono, come dire, sono assolutamente eccellenti in Italia e spesso noi siamo portati fuori dalla disinformazione, vero? Questo fenomeno è pregiudizi. Sì, dalla cattiva informazione. In realtà a volte ci sono anche motivi validi per i quali i pazienti emigrano, ma in realtà il nostro sforzo nel settore dell'aritmologia è intenso ed è tale, cioè il nostro obiettivo è quello di azzerare la mobilità passiva. Addirittura abbiamo registrato una mobilità attiva, cioè abbiamo pazienti che dal nord stanno venendo da noi a utilizzare per sottoporsi ai nostri interventi grazie a queste tecniche innovative ibride che stiamo portando avanti in Mediterraneo. Sì, di cui abbiamo parlato in passato. In passato, sì. Ecco, dicevamo, l'ultima domanda, la chinidina, che era un farmaco col quale si curavano queste patologie, queste aritmie, è stato messo al bando, perché? Ma sono i farmaci orfani, sono farmaci che ormai utilizzati molto raramente, perché la chinidina prima veniva utilizzata anche per la fibrillazione atriale, poi è stata superata da altri farmaci più potenti quindi oggi servirebbe solo nella Brugada e in alcuni limitati casi. La quantità di pazienti che ne usufruirebbe è talmente bassa da rendere non appetibile più all'azienda che produce il farmaco la commercializzazione. Sostanzialmente sono farmaci che poi costano talmente poco che a nessuno più interessa venderli. Purtroppo è così. Grazie a Dio però con l'ablazione il problema si risolve alla radice, perché la chinidina avrebbe consentito a Saverio di poter star bene nel breve periodo, ma difficilmente gli avrebbe potuto garantire una stabilità sul lungo periodo. Quindi è stato riportato alla vita, insomma. Saverio è guarito. Saverio è guarito. Saverio è guarito e forse 30 anni fa, 20 anni fa era una persona destinata sicuramente a vivere pochi anni. Assolutamente. Qualche anno. Assolutamente. Una cosa importante è anche quella, quando si impianta un defibrillatore bisogna avere a disposizione anche tutto il resto, nel senso che non possiamo limitarci al defibrillatore, ma bisogna avere l'esperienza per poter poi gestire anche i problemi successivi. Quindi è fondamentale creare una rete in Campania
perché ci sono centri che si limitano solo a impiantare, non hanno esperienza sulle ablazioni, e quindi è fondamentale poi dopo dare a questi pazienti la possibilità invece di accedere anche alle cure superiori, che sono quelle che eroghiamo noi. E torniamo, chiudiamo con Saverio, perché Saverio poi è tornato al suo lavoro, cioè quello di macellaio, cioè lui ha una macelleria e lavora dietro al banco. Dopo appena 2 giorni dall'intervento, Saverio ci ha mandato il video dalla sua macelleria. Che noi non vediamo perché non l'abbiamo messo. Ecco, non è presente qui, ed è simpaticissimo, perché il mercoledì operammo e il sabato lui era già lì attivo come un grillo dietro il suo bancone. Sì, diciamo che può capitare che ci si disperi, no? Che quasi, come spesso capita, si rinuncia a curare, a curarsi, perché si pensa che non si può guarire. Saverio aveva perso la speranza. Durante uno dei nostri colloqui ho dovuto aiutarlo anche molto sul piano psicologico. Insomma, disse proprio questo: non bisogna mai perdere la speranza, perché nel mondo delle cardiopatie, del cardiovascolare, oggi abbiamo tantissime risorse e tantissimi strumenti da poter utilizzare. E grandi progressi da un mese all'altro, diciamo. Assolutamente.